Carissimi amici del Toro, buon pomeriggio. Allora, andiamo a vedere la vostra settimana, prima settimana di agosto. Che cosa ci dice? Quali sono le novità? Cosa dovete venire a sapere in questa settimana? Quali novità in generale, in linea generica? Allora, andiamo a usare un metodo di gioco totalmente diverso. Andiamo a vedere in che situazione vi trovate adesso. Qual è la direzione di questa situazione, quindi quale direzione prende la situazione in essere e come comunque evolverà. Nel frattempo mescolo le carte a tutte quelle persone nuove, chiaramente invito a iscrivervi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di qualsiasi genere di informazione, potete tranquillamente scrivermi, trovate i miei contatti sul canale, non rispondo a chiamate che non conosco, di numeri che non conosco assolutamente e in più vi invito sempre, come sempre, a lasciare un like e a commentarmi. Andiamo a vedere quindi per il segno del Toro come sarà la settimana dall'1 al 7 agosto 2022, quali saranno le novità, in che situazione vi trovate adesso, la direzione che prenderà questa situazione e come invece si evolverà. Quindi metodo di gioco totalmente diverso, che se non sbaglio lo avevo già fatto. Ok. Ci sono delle difficoltà, ok, in questa settimana. Vi trovate in una situazione, ok, di difficoltà economiche o di un periodo comunque sia poco fortunato. Queste difficoltà vengono da situazioni bloccate, da problematiche, ok? Diciamo che come inizio settimana comunque non è bello, ma sono delle cose che vi state comunque sia portando, ok? Quindi situazione attuale vi trovate in questo modo. In che modo prende, che direzione prende questa situazione? State aspettando probabilmente delle notizie che tardano ad arrivare su un qualcosa che è da tempo che vi portate avanti. L'evolversi della situazione è un successo che volete avere a tutti i costi, ma che a quanto pare sembrerebbe ritardare. Ritarda perché è il tempo, dovete aspettare, ma a quanto pare sembrerebbe con quest'asso di bastoni rovesciato che un qualcosa non va per il verso giusto, che c'è un qualcosa che voi attendete che non si realizza. È come se a un certo punto vi rendete conto, ok, che siete stati semplicemente illusi da una determinata cosa. Poi abbiamo asso di spade e asso di bastoni. Spade e bastoni, un evento in arrivo non molto positivo. Potrebbe riguardare l'energia di un uomo, ok? L'energia maschile, come potreste essere magari anche voi. Potrebbe essere un qualcosa riguardante comunque il cuore, ok? I sentimenti o la famiglia. Abbiamo anche un'altra coppia, 7 di denari e 7 di coppe. Coppe e denari parla, ok, di denaro comunque in arrivo per degli affari molto importanti. Allora, andiamo invece a chiarire queste carte. Nella situazione attuale del Toro, nella settimana dall'1 al 7 agosto 2022, cosa vuole comunicarci il 7 di denari rovesciato e l'asso di spade rovesciato? Ci sono delle situazioni che vi stanno creando, ripeto, delle problematiche o a livello economico o in altri settori, in altri ambiti. E quindi diciamo che per voi è un inizio di settimana
un po' sfortunato. Infatti ci sono degli ostacoli, ci sono proprio delle problematiche, delle problematiche che vi ha creato comunque una persona di una certa comunque posizione. Potrebbero anche essere delle situazioni a livello lavorativo, ok? Ma perché? Perché comunque si sta agendo e si è agito con leggerezza, con immaturità, quindi dovete riflettere prima di fare comunque un'azione, dovete pensarci mille volte, ok? Potrebbe anche essere in merito a una separazione, a un allontanamento per una difficoltà con una persona comunque sia che ha lottato per raggiungere comunque degli obiettivi. Infatti mi confermano il 3 di bastoni rovesciato, comunque una separazione, un allontanamento da qualcuno. Abbiamo la coppia 3 di denari e 3 di bastoni, dove ci parlano di sentimenti chiari, limpidi nella coppia per chi magari si è allontanato in coppia. C'è un qualcosa comunque di positivo, ma purtroppo si è agito con immaturità. Questa decisione di allontanarsi, queste problematiche o questi ostacoli che ci sono state semplicemente delle azioni fatte con leggerezza e quindi c'è stato l'allontanamento. Però io vedo anche bastoni e denari, quindi abbiamo parlato di sentimenti comunque chiari. Coppe e denari, la relazione lì dove anche vi siete allontanati è una relazione comunque importante. È una relazione assolutamente importante. Anche se ci sono comunque sia degli ostacoli, uno dei due o voi o l'altra persona vuole comunque una giustizia. Vuole una giustizia per delle problematiche che comunque sorgono, per delle problematiche che ci sono, ok? Ci sono perché ci sono comunque dei problemi e ci sono anche comunque delle novità. Vediamo un po' più a fondo. Sì, l'amore c'è, ma è la situazione che è bloccata. Andiamo a vedere la direzione di questa situazione. Per il segno del toro, nella settimana che va dall'1 al 7 agosto 2022, 9 di coppe rovesciato e 4 di bastoni, cosa vuole comunicare di più? Cosa vuole comunicare di più? Il 9 di coppe rovesciato e il 4 di bastoni. Ci sono delle notizie che tardano ad arrivare, come se voi stesse aspettando comunque un qualcosa, delle notizie quindi, un qualcosa dove fino adesso avete resistito, siete andati avanti, siete stanchi perché avete speso comunque sia tante energie per delle situazioni e delle problematiche del passato. Adesso volete cambiare rotta, volete affrontare comunque la situazione. Anche perché, ripeto, sono emerse delle difficoltà che continuano comunque sia ad esserci. Vi sentite decisi, sicuri? Volete affrontare determinate persone? Perché non accettate determinate situazioni? È come se una determinata situazione vi ha fatto perdere un attimo il vostro equilibrio, la vostra stabilità. Volete recuperarlo e volete arrivare comunque sia, a un certo punto, a un trionfo. Ci troviamo di fronte a un 7 di bastoni e un 7 di denari, dove in questo momento la direzione che prende sarà una situazione di stallo, di fermo, ok? Ma anche per quanto riguarda una situazione economica, la situazione è ferma. Qui 7 di bastoni e 7 di coppe parla di un chiarimento, necessita urgentemente un chiarimento, quindi lì dove ci sono stati degli ostacoli, delle problematiche, ripeto, dovete comunque sia chiarire, mettere i puntini sulle i.
e anche se tardano queste notizie ad arrivare, cercate di cambiare voi atteggiamento, di non attendere, non aspettare, cercate di smuovere comunque sia un po' le acque, ok? Di smuovere le acque e di essere comunque decisi a dover chiarire. Andiamo a vedere invece l'evolversi di questa situazione, in che modo evolve. Quindi per il segno del toro nella settimana che va dall'1 al 7 agosto 2022, l'asso di bastoni rovesciato, il 7 di coppe rovesciato, cosa vogliono comunicarci ancora di più? C'è il trionfo per voi, anche se andrete a perdere un attimo l'equilibrio, la stabilità, volete vederci chiaro, ma trionferete comunque sia, trionferete come 8 di coppe, persona armoniosa nella relazione, ok? Voi pensate che siete stati comunque illusi, che siete stati illusi e che non arriverà mai quello che voi volete, ok? In realtà no, non sarà così. Una volta andati a chiarire determinate cose, ok, ci sarà una mancanza di chiarezza, andrete a perdere la stabilità, ma arriverete comunque sia a un chiarimento. Allora, andiamo a vedere spade, denari, ci sarà anche un incontro, l'evolversi della situazione in questa settimana, ci sarà anche un incontro passionale comunque con qualcuno. Poi, c'è anche la presenza di questa relazione per chi vive una relazione o per chi invece sta vivendo un allontanamento, l'incontro sarà centrato comunque maggiormente anche su un'attrazione fisica, su un desiderio comunque che avete. Però ripeto, voi arriverete ad ottenere il vostro successo. Ok, il vostro successo, la vostra felicità. Andiamo a fare chiarimenti comunque delle carte. Andiamo a vedere subito con il 7, 7 di denari rovesciato e 7 di bastoni rovesciato, cosa vuole comunicare? Quindi chiediamo una carta. Però, allora, il 7 di denari e il 7 di bastoni ci parla di una situazione che è in stato di fermo per una donna in particolare, una persona che vi trama le spalle, una persona che mette il bastone tra le ruote. Voi volete comunque incontrare questa persona e state chiaramente attendendo, volete risolvere delle problematiche. Ok, ma a quanto pare ci possono essere comunque degli ostacoli, ok, delle problematiche, ci sono delle scelte da fare e state comunque sì attendendo, state riflettendo bene su come muovervi, ma arriverete comunque alla vostra celebrazione, al vostro festeggiamento. Andiamo a vedere il 7 di denari rovesciato e il 7 di coppe rovesciato, cosa vogliono comunicarvi di più per voi del segno del toro? Allora, io rido io. Allora, 7 di denari e 7 di coppe, coppe e denari, c'è cioè l'arrivo, ok, di soldi per un portante comunque affare. Questo arrivo di soldi è probabilmente perché qualcuno di voi ha da fare dei pagamenti. Siete un po' in ansia e riuscirete a risolvere comunque questo problema. Riuscirete a risolverlo, infatti c'è la risoluzione di un problema con degli avvenimenti comunque positivi, ok? E poi l'allontanarsi da determinate situazioni riflettendo, ok? Riflettendo. Adesso andiamo a vedere invece il 7 di bastoni con il 7 di coppe, 7 di bastoni rovesciato con il 7 di coppe rovesciato, quindi cosa vogliono comunicarvi le carte per voi del segno del toro?
Sette di bastoni. Con il sette di coppe dovete chiarirvi, ripeto, con la persona di vostro interesse, perché ci sono comunque sia delle problematiche, ok? Ci sono delle problematiche e c'è un chiarimento urgente proprio che dovete fare. Ci sono problematiche a casa, in famiglia, quindi questo chiarimento dovete portarlo avanti per arrivare comunque alla vostra serenità, alla vostra felicità. Quattro di coppe, quattro di bastoni e quattro di coppe. O voi o l'altra persona vi vuole incontrare. Andiamo a vedere quattro di bastoni e quattro di coppe rovesciato, cosa invece vuole comunicarvi. Questo è sia per i single, per le persone che si stanno frequentando, per le persone che eventualmente si sono allontanate perché c'è, ripeto, qualche difficoltà o qualche ostacolo. 4 di bastoni e 4 di coppe rovesciato. Infatti c'è tanta riflessione perché ci sono comunque sia degli ostacoli, delle problematiche, c'è tanta riflessione se dover vedere questa persona o meno, ok? Quindi ci state comunque sia pensando o voi o l'altra persona. 2 di spade e 2 di denari, andiamo a vedere quale contenuto negativo vi può arrivare in questa settimana. Voi del toro, nella settimana che va dall'1 al 7 agosto 2022, quale contenuto negativo, di che genere di contenuto negativo si tratta. Qualcosa che vi può portare comunque sia a dover chiudere definitivamente, a dover risolvere giustamente degli ostacoli, a dover chiudere comunque sia definitivamente su una certa situazione, con una certa situazione, non con una persona. E poi nella chiusura di questa situazione avrete comunque la vostra serenità e la vostra gioia. Andiamo a vedere adesso le coppie degli assi. Asso di bastoni rovesciato e asso di spade rovesciato. Cosa vuole comunicare, cosa vogliono comunicare queste due carte per il segno del toro nella settimana che va dall'1 al 7 agosto 2022? Come vi ho detto, ci sono delle problematiche. Bastoni e spade, c'è un evento in arrivo non molto positivo e voi questo evento lo dovrete affrontare perché ci saranno delle problematiche in casa, in famiglia, ci saranno dei conflitti e voi sapete perfettamente di dover fare una scelta. La scelta e non sapete cosa fare, ma la scelta che andrete a fare vi porterà comunque al vostro successo, a festeggiare e a celebrare qualcosa. Asso di bastoni rovesciato e asso di denari. Questa relazione, cosa ci vogliono dire al toro su questa relazione? Ci sono dei dubbi, infatti non sapete cosa fare su questa situazione altalenante perché ci sono troppe problematiche. Voi volete la serenità, la gioia, ma sono in famiglia che ci sono troppe problematiche. Dovete prendere comunque una scelta, fare una scelta, prendere una decisione. Asso di denari e asso di spade rovesciato. Vediamo su questo incontro cosa vogliono dirci di più le carte.
Perché la situazione è bloccata. La situazione è bloccata, ma non vi preoccupate perché verrete a sapere comunque sia vi verranno date delle informazioni o vorrete a scoprire comunque dei segreti dove vi porteranno maggiore chiarezza. E quindi voi riuscirete a prendere tranquillamente la vostra decisione nella maniera più giusta, con la vostra chiarezza, e ci saranno per voi degli avvenimenti positivi, delle novità, della giustizia, ok? Dove andrete comunque a celebrare quello che dovrete celebrare, ok? Questa è la vostra settimana, carissimi amici del Toro. Devo dire la verità, mi è piaciuta anche a me. Quindi, noi ci vediamo, ci sentiremo, ok? Vi auguro un buon fine settimana. Lasciate un like, un commento a quello che è il video e ci sentiamo presto. Buona giornata, ciao!